arriva la ghigliottina e torna un campione con 160.000 euro di eredità. Rocco. Sì. Te stavi cominciando a preoccupare. Eh sì, no, dicevo, venivo, poi me ne andavo. A un certo punto mi dispiacevo, ho detto, vabbè. No, no, ci riproviamo. Eh sì, siamo qui apposta. Allora, ho chiamato pure Sara Ginevra, ah, proprio eccezionalmente, eccole là, che faranno il tifo per te. Io, naturalmente, ci mancherebbe altro. Le amiche e gli amici a casa, mentre giocano, tifano. Rocco, non pensiamo adesso ai 160.000 euro di eredità. Cuffia e pensiamo solo alle parole. Quelle là, quelle giuste, le cinque che ti servono. Vado? Si parte. Vai. Prima scelta. Fra. Problema. Enigma. Problema. Ghigliottina. Ripartiamo dall'enigma. Primo. Secondo. Secondo. Ghigliottina. Troviamo un altro modo di pensare e scegliere. Vai Rocco, lo puoi fare, lo sai sì. fare. Enigma, primo, adesso, debito, abito. Abito. Ghigliottina. Lo vedi? Vai solo un po' più volato, incoraggiato. Enigma, primo, abito. E adesso scegli programmi oppure sceglierai progressi? Programmi. Ghigliottina. E andiamo. L'ultima. La quinta. Libro. Libero. Libro. Ghigliottina. Libero. Sono tutte e cinque, le abbiamo trovate. Giocheremo per 20.000 euro. Enigma, primo, abito, programmi, libero. Rocco, un minuto da adesso per trovare la parola vincente. Dai. Posso? Fino all'ultimo secondo puoi cancellare e riscrivere. Rocco ci pensa, ci ripensa, ti puoi levare la cuffia? Non vediamo l'ora di sapere cosa ha pensato e ripensato. Prego, naturalmente tenendo la coperta, ci hai incuriosito ancora di più. Rocco! Io mi esercito a casa, guarda, su una macchina. Cioè, tipo, non so quanti soldi ho immaginari nella testa. Poi arrivo qua, è già difficile arrivarci, quindi... Però, devo dire, mi sto divertendo un sacco. Allora, libero io la parola dalla... Sì, vai, vai. Busta. Abbiamo scoperto che il nostro campione, davvero campione, si riallena con ghigliottine. Ma non è che te le scrivi da sole e te le autoindovini. Ma no, no, era così. Ma alleno su due giochi in particolare, questo e poi la sfida. Perché sono quelli che fanno la differenza. Ok. Vado? Quando vuoi, per 20.000 euro, Rocco ha scritto, cancellato e sistemato... Sera. Avevi scritto... Serata. Serata. Ed è serata, arrivederci. No, siamo...
Sono un po' sinonimi, no? Perché io ho pensato, sei libero questa sera? Hai programmi per la serata, hai programmi di questa sera? Un abito da sera? Allora ho detto, aspetta, sera non ci sta l'abito da serata? O forse sì, c'è. Ma se c'è, spero non... E poi gli altri due, è un enigma. Io per enigma mi sono scervellato perché ho pensato a due tipi di enigmi. Uno che ho studiato pure era quello di Edipo, scusa professoressa. Edipo. Poi enigma ho pensato al film che sono andato a vedere, molto bello. E libero? Libero per... Sei libero stasera? Sì, io sono libero stasera. Che programmi hai per la sera? Sì, un abito da sera e poi il primo, primo ho detto... La sera del primo, dell'anno. Magari. Cioè se vede, l'anno prossimo, prossimo primo. Guarda, se sono un campione senza portafoglio, dopo 3 anni posso tornare. Pure che primo ti mangi stasera? Stasera. È un po'... Sì. Enigma della sera, magari questo. Allora posso intanto confortarti, la parola è vero, non è serata. Ok, meno male. Non è serata, quindi, perché altrimenti non avrei probabilmente trovato il coraggio per dirti che avevi cancellato la parola vincente. È bello che per quasi tutte le parole tu hai fatto il ragionamento usando la parola sera. E invece qual è? Sei andato un po' avanti nella giornata. Stasera tu ti sei superato. Tu hai scritto una fase, la fase subito dopo alla parola che stavamo cercando. Perché, certo, ci sono i programmi della sera. Certo. Noi siamo l'eredità, anche un preserale, po' quello. Giusto? Preserale, okay. Bravissimo. Ma uno può anche dire nel tardo... Pomeriggio. Ai programmi... I programmi, certo, della sera iniziano col TG1, sì, sì. E poi Ama, e poi le nostre straordinarie prime serate, seconde serate, terze serate. Vabbè, sì, primo pomeriggio è quello che... Questo, sì, è di primo pomeriggio. Le prime ore dopo mezzogiorno. E io non me le ricordo bene perché ho la biocca a quell'ora. Certo. E quindi c'è un problema. La pennichella del primo pomeriggio. L'abito da pomeriggio, ad esempio anche l'abito da cocktail nel tardo pomeriggio, quando voi mi dite grazie, dicevo Flavio, tu ci eri sempre a casa mia, io mi metto un abito da tardo pomeriggio, cocktail quasi sera, ma la parola è pomeriggio, prego. Programmi del pomeriggio, non solo la nostra vita in diretta, Serena Bortone, ma anche quello che fai, dice che programmi c'hai, Rocco, pomeriggio, devo lavorare. Vada all'eredità che poi è di sera. Quando non vengo qua, devo sì. È libero questo pomeriggio? Cioè, allora, Ce l'hai un pomeriggio libero? No, ho le prove all'eredità per la sera. Con enigma? È un capolavoro, è l'enigma di un pomeriggio d'autunno di De Chirico. È, non bastasse, dice, del maestro De Chirico, è il primo, è la prima sua opera parlando di pittura metafisica. Va bene, e allora vado sbagliato di qualche ora. Mo posso chiedere al notaio se scala qualcosa invece di 20.000 euro. Comunque per la buona volontà. Quindi l'enigma di un pomeriggio d'autunno nel primo pomeriggio e poi un abito da pomeriggio, programmi Rai e non solo, programmi della vita del pomeriggio e poi avete un pomeriggio libero. La parola non bene. È né sera né serata. Stasera dovevamo trovare, in questa sera dovevamo trovare il pomeriggio. Va bene.